questa mattina, ho fatto l'ultimo sopralluogo presso il presidio ospedaliero del San Salvatore per verificare l'andamento dei lavori al G8, che diventerà, diciamo, l'ospedale Covid di riferimento territoriale. E devo dire che grazie alla disponibilità delle ditte e alla grande professionalità del personale, di tutto il personale sanitario e al supporto delle istituzioni, i lavori procedono celermente, così come procedono celermente i lavori per realizzare un'area di pre-triage a ridosso del reparto di malattie infettive per consentire i percorsi puliti e non intasare il pronto soccorso, prevenendo anche eventuali casi di contagio. Dall'altro, stiamo seguendo dal punto di vista sociale ed economico. Questa è una situazione che genererà una crisi molto importante in un'area già duramente colpita dal terremoto, e per questo che insieme agli altri colleghi sindaci dei capoluoghi di provincia abbiamo scritto una lettera, un appello accorato a tutti i parlamentari abruzzesi affinché si facciano portatori delle istanze di questo territorio doppiamente colpito. Abbiamo dato una prima letta al decreto legge di sostegno all'economia, bene gli ammortizzatori sociali se saranno estesi a tutte le categorie produttive, anche a quelle che non sono chiuse a causa dell'emergenza, ma che comunque risentono della crisi, ivi compreso le imprese edili,